Buongiorno, in questo video stiamo correndo a cambiare e a sistemare un cancello dell'asciutta che si è rotto e quindi le mucche sono uscite fuori. Dopo averle rimesso dentro abbiamo appoggiato momentaneamente un cancello e adesso rimettiamo i tubi come erano un tempo, fatti per bene. Quindi ciò che facciamo ora è, questo è il cancello che abbiamo appoggiato, adesso togliamo il cancello e rimontiamo i tubi che c'erano una volta. Le colonne distano 4 metri, noi adesso andiamo a prendere due pali di un pochino meno, se ne staremo sui 3,97 m e dovremo riuscire, è un lavoro abbastanza veloce. Abbiamo tanti ferri da parte, sicché l'obiettivo, il top sarebbe se troviamo direttamente due pali di 4 metri, li portiamo lì un pochino più lunghi e poi li tagliamo direttamente lì per essere sicuri che la misura è più o meno giusta. Abbiamo trovato un palo da 5 metri, quindi va semplicemente tagliato una metrata, e un palo perfetto di 4 metri, che però ha una grossa avvallamento qui e un avvallamento qua. Sicché adesso con la pressa gli diamo una lezione e lo raddrizziamo. Vedete, il palo è stato raddrizzato sufficientemente bene per quello che dobbiamo fare. Adesso li tagliamo alla stessa misura, al 3,97. Meglio mettersi i guanti per questa manovra. Non so proprio perché vado a prendere dei guanti per usare la moletta e c'è solo dei guanti sinistri. Non so se riuscite a vederli. Qualcuno ha distribuito 4 guanti sinistri, uno accanto a quell'altro. E i destri non si sa dove sono. Preparati i tubi, adesso andiamo là. Non so se vedete dietro chi sarà questo bel ragazzo che mi sta aiutando. È mio fratello. Io ho 4 fratelli, lui è il fratello maggiore e è quello un pochino che è il promotore di tutta questa storia dei video, dei blog, dei followers e di tutta questa storia. E lui si occupa principalmente di montare tutti i video in remoto da dove vive lui. Lui vive a Lecco e da Lecco riceve tutti i video che noi giriamo e li monta. Ma è venuto a far ferie qui a casa e allora gli facciamo assaporare un po' di lavoro di stalla. Come ti va? Alla grande! Ci sono due problematiche. Una è che i ferri sono in verticali, sicché la saldatura verticale è la più difficile che c'è. Io non la so proprio fare, sicché sto facendo un po' fatica. No, la seconda fatica è che i blocchi che stiamo saldando, che incastrano il tubo, sono un po' più corti dell'interspazio della colonna, sicché resta uno spazio bello grosso di ferro. Seconda cosa, le cose più difficili con la saldatura elettrica sono saldare in verticale e saldare grossi spazi.
quindi grossi spazi in verticale io purtroppo non riesco, sicché sto saldando solo la metà della, avendo un po' di gioco la butto tutto su un lato e riesco a quel lato lì, riesco a saldarlo e spero che sia sufficiente per tenere tutta la saldatura. Questo spazio qui lo lascio col vuoto. Ma in ogni modo deve solo reggere alla spinta delle mucche. Abbiamo finito, io credo proprio che reggerà. Adesso con lo zinco, con lo zinco a spray, glielo spruzziamo così le corone non si sciupano e noi con la vernice copriamo tutte le saldature fatte male, le impurità. Ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi alla pagina.